Buongiorno a tutti, ben trovati. Avete mangiato? Siete cresciuti in volume? Le sedie soffrono, vedo che stanno cedendo. No, a parte gli scherzi, iniziamo con questo nuovo inizio, come abbiamo cantato all'inizio. Abbiamo letto i due passi, anche se li abbiamo invertiti, perché in realtà il passo di discussione è quello che abbiamo letto all'inizio, che è la parabola della moneta, della dramma perduta. Quindi è quello di Luca, il capitolo 15 di Luca. Allora, tanti anni fa, anzi alcuni anni fa, quando ero ancora un brillantissimo studente universitario, feci un esame di comunicazione. Ora, questo esame di comunicazione, il professore era anche il mio, diciamo, responsabile in ufficio, era il commissario del mio ufficio, insomma. E quindi lui spesso durante l'esame faceva una domanda particolare, che era la teoria dell'agenda setting. Ora, qualcuno sa cos'è l'agenda setting? Teoria. La teoria dell'agenda setting. Ve la leggo, perché all'epoca me l'ha imparata in memoria, però chiaramente è passato un po' di tempo. Allora, l'agenda setting, questa teoria dice che è un insieme di temi, o anche solo uno, che vengono comunicati secondo una certa gerarchia di importanza in un determinato momento. La teoria quindi fa riferimento al processo secondo il quale l'ordine di importanza degli argomenti percepita dai cittadini deriva direttamente dall'ordine di rilevanza espresso dagli organi di informazione. Capito un pochino? Insomma, in parole povere, i cittadini vengono indotti dagli organi di informazione a concentrare le loro attenzioni su un determinato argomento. Storicamente, insomma, negli ultimi anni soprattutto abbiamo vissuto tanti periodi così, no? Ultimamente si parla di mafia capitale, prima si parlava di pedofilia, quindi i cittadini sono, come dire, orientati a pensare e a orientare i propri discorsi su questo argomento. Solitamente questa è una tecnica che alcuni governi usano per distogliere l'attenzione del cittadino sulla promulgazione di leggi non propriamente positive. Quindi danno al cittadino, come dire, qualcosa da pensare, nel frattempo loro fanno delle leggi diciamo non positive per il cittadino. Insomma, questo era l'esame, questa era la domanda, e presi pure 30, che mia madre neanche ci credeva. No, veramente, giusto 30 secondi, racconto questa cosa. Abbiamo fatto l'esame insieme a Federica, stesso giorno, stesso esame, 30 io e 30 lei, quindi usciamo dall'esame, chiamo mia madre e lei fa: insomma, com'è andato questo esame? Ho detto: bene, ma quanto hai preso? 30. Ah, che bravo. E Federica? 30. Un minuto di silenzio, fa: dai, dimmi quanto hai preso. Cioè, era impossibile che io potessi prendere quanto. Insomma, così, questo era. Quindi tornando a questa teoria dell'agenda setting, riflettendo un pochino sul capitolo 15 di Luca, qui sembra che Gesù, che è un antesignano, un precursore di tante cose, sia anche il precursore di questa teoria, perché all'interno di questo capitolo lui racconta tre parabole che in qualche modo parlano dello stesso tema. C'è la pecora smarrita, c'è questa parabola della moneta perduta e poi c'è quella del figlio al prodigo. Tra le tre ho scelto di discutere insieme a voi di questa della moneta perduta, soprattutto perché poverina è un po' triste, un po' lì, come dire, messa insieme tra queste due pietre miliari, cioè la pecora smarrita da una parte, il figlio al prodigo dall'altra, e lei poverina tre versetti. Ho detto: vabbè, diamogli un po' di importanza a questa piccola parabola. Quindi vediamo un attimo il contesto in cui Gesù racconta queste parabole. Ci troviamo a Gerusalemme e Gesù racconta queste parabole davanti a un uditorio eterogeneo. Ci sono i discepoli, ci sono i curiosi, ci sono gli scribi, ci sono i farisei. E quindi entriamo anche nell'ottica che questo insegnamento, quindi queste tre storie che Gesù racconta, sono tre storie che in qualche modo sono utili per tutti quelli che stavano ascoltando in quel momento. Sono tre storie, abbiamo detto, che erano molto simili tra loro. Ci sono tre elementi che improvvisamente si smarriscono, quindi tre cose, tre elementi, tre soggetti che improvvisamente non sono più nel posto dove erano prima. C'è la pecora, c'è questa moneta, la dramma, una moneta, e poi c'è il ragazzo. Quindi tre elementi smarriti, ma tre cause diverse. La pecora
notoriamente non è un animale con un'iniziativa pazzesca, quindi possiamo immaginare che si sia persa per un momento di disorientamento. Il ragazzo decide di perdersi, cioè il ragazzo nella parabola dice che decide di lasciare la casa del padre, spendere la sua parte di eredità e andarsene in un paese lontano. E poi c'è questa moneta, che essendo l'unico elemento inanimato tra le tre, è inevitabile che non sia una propria volontà quella di essersi perduta, ma cause derivanti probabilmente da una disattenzione di questa donna. Quindi primo elemento che differenzia queste tre parabole è che non è colpa del protagonista di che si è perso, cioè nel senso non è colpa della moneta che un giorno ha deciso di perdersi. Esiste anche un'altra differenza tra le tre parabole. La pecora si smarrisce durante un cammino nel deserto. Il ragazzo decide di andare verso un paese lontano, e invece la moneta è l'unica tra le tre che si perde in casa. L'abbiamo letto prima, no? La donna cerca all'interno della sua casa questa moneta. Quindi, elemento inanimato che non decide di perdersi, si perde dentro casa. Terzo elemento di distinzione. Nella parabola della pecora smarrita c'è un pastore. Nella parabola del figlio prodigo c'è un padre. Invece in questa parabola la protagonista è una donna. O meglio, la protagonista è una sposa, è una donna sposata, è una moglie. È una sposa, diciamo così. Le 10 dramme, le 10 monete di cui parla Gesù, infatti, rappresentavano per l'epoca qualcosa che veniva donato dallo sposo alla sposa nel giorno del loro matrimonio. Quello che comunemente chiamiamo dote, cioè un qualcosa di valore sia simbolico ma anche di valore economico. Qui erano 10 monete d'argento. Quindi uno sbarrimento non voluto, una sparizione in casa, un protagonista donna o una sposa. Tre indizi, quasi da una puntata di CSI, tre indizi, quindi cerchiamo adesso il colpevole. Però insomma, avendo visto nell'ultimo semestre le parabole che vanno lette, vanno viste sotto una lente simbolica, non letterale, cerchiamo anche noi di vederlo sotto quest'ottica. E quindi andiamo a vedere che la sposa, quindi la donna, o la sposa come abbiamo detto, nella simbologia biblica rappresenta la Chiesa di Dio. Sono tanti i passi che ce lo dicono, ce lo raccontano. Pensiamo al capitolo 5 della lettera agli Efesini, per esempio. Oppure all'Apocalisse, in cui al capitolo 21 viene detto che vieni, ti mostrerò la sposa, che è la moglie dell'agnello. Quindi, nella simbologia, la donna, la sposa, è molto spesso, rappresenta molto spesso la Chiesa di Dio. Quindi, abbiamo ragione di pensare che Gesù, nel raccontare questa parabola, stia in qualche modo puntando sulla Chiesa di Dio, no? Quindi questa donna in qualche modo rappresenta la Chiesa. E questa donna aveva perduto un qualcosa di estremo valore, una moneta. Quindi una parte del tesoro che il suo sposo aveva dato a lei nel giorno del loro matrimonio era perduta. Quindi una di queste monete, una parte quindi del dono che lo sposo ha fatto alla sposa, e quindi una parte del dono che Dio fa alla sua Chiesa, si era perduto. E il dono che Dio fa alla sua Chiesa sono le persone, siamo noi, nel nostro singolo, nel nostro insieme. E quindi le persone, questo valore assoluto che le persone hanno agli occhi di Dio, rischiano di perdersi. E rischiano di perdersi in casa, quindi all'interno della nostra Chiesa. Questa moneta si era persa dentro casa, quindi si era persa nello stesso luogo dove erano le altre 9 monete. Non si era persa altrove, si era persa all'interno della stessa casa. E quindi il rischio è che ci siano persone che, pur stando fisicamente tutti i giorni, tutte le domeniche, all'interno della nostra comunità, siano accanto a noi, ma possono rischiare di vivere un momento di smarrimento. C'è la slide? Vediamo un po'. Ci riusciamo? Perfetto. La cosa più preziosa che la Chiesa di Dio ha è Dio stesso. Ma la cosa più preziosa che la Chiesa di Dio può perdere sono le persone che la compongono. La Chiesa di Dio non rischia di perdere Dio, ma rischia di perdere le persone che la compongono.
A questa donna era sparita una moneta. Il passo dice che era sparita una moneta. Non racconta che era sparita la moneta più preziosa, non dice che era sparita la moneta più grande, quella più antica, ma una moneta. È interessante notare come all'interno di questo capitolo il valore delle cose che si perdono aumenti da una parabola all'altra. Si inizia col pastore che perde una di 100 pecore. Poi c'è questa moneta che è una di 10 monete. E poi c'è il figlio, uno di 2 figli. Quindi nell'avanzare del racconto di Gesù, il valore degli elementi che si smarriscono aumenta da uno all'altro. Però l'atteggiamento dei protagonisti è assolutamente lo stesso. Cioè il valore delle singole persone agli occhi di Dio è sempre lo stesso ed è assoluto. E la Chiesa, in quanto sposa, ha il dovere di custodire questo tesoro che Dio ha dato. Se ci pensiamo, il primo compito che Dio dà all'uomo è di custodire qualcosa che lui aveva creato, no? Il giardino dell'Eden, Dio pone l'uomo e lo pone a custodia del giardino. E la donna quindi è la protagonista assoluta della vita di questa moneta. È lei che ne è responsabile, è lei che se la perde, è lei che però va a verificare effettivamente quante monete erano rimaste, quindi è lei che si rende conto che ne manca una, ed è sempre lei che si adopera per cercarla, per ritrovarla. Non ci sono altri protagonisti raccontati nell'azione di questa donna, c'è lei. La cerca lei, non delega nessuno, non chiama qualcuno ad aiutarla. Che la donna è consapevole che i suoi occhi sono i migliori occhi per scorgere la moneta che si è persa. Sono interessanti da notare le caratteristiche, anche non esplicite, che Gesù racconta di questa donna. Prima di tutto è una donna che non si perde d'animo, non si scoraggia. È una donna che non si piange addosso. Oh, come sono sfortunata, è tutto a me. E che non lo sapevo, è sempre a me, è tutto a me. È una donna che non si piange addosso. È una donna che non perde la speranza di ritrovare questa moneta. Che non si dimentica di questa moneta, pur avendo ancora le altre 9 a disposizione. Quindi è una donna che considera preziosa, ma soprattutto di propria responsabilità, questa moneta che si era persa. Quindi il richiamo alla Chiesa di Dio in questa parabola è molto forte da parte di Gesù. C'erano i farisei, gli scribi, ad ascoltare queste storie che Gesù racconta, e questa in particolare. Anzi, era proprio in risposta ad una loro accusa che Gesù racconta queste tre parabole. Infatti al versetto 2 dello stesso capitolo, però metà non ce l'abbiamo nelle slide, no, non ce l'abbiamo. Al versetto 2 dice: ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie peccatori e mangia con loro. Quindi questa era l'accusa che i farisei e gli scribi stavano facendo a Gesù, e Gesù di risposta inizia a raccontare queste tre storie. Cioè gli scribi e i farisei stavano accusando di dare importanza a gente che non meritava di averla. Gesù ribalta completamente la prospettiva e quindi racconta queste storie per spiegargli che invece sono queste le persone più importanti agli occhi di Dio, e sono queste le persone che hanno l'attenzione degli occhi di Dio e di conseguenza della sua Chiesa. Quindi la Chiesa di Dio ha un tesoro incalcolabile da custodire, che sono le persone. E l'atteggiamento di questa donna che abbiamo visto, che stiamo vedendo, deve spingere, secondo me, a riflettere sulla nostra cura o attenzione che abbiamo gli uni verso gli altri. Quindi su quelle persone che, pur stando fisicamente all'interno della nostra Chiesa, rischiano di vivere un momento di smarrimento e rischiano di perdersi. Abbiamo detto che la moneta si perde dentro casa, dentro la casa di questa donna. Ora, le case dell'epoca sono molto diverse rispetto al concetto di casa che abbiamo oggi. Erano case piccole, fatta salva magari le dimore dei ricchi. Erano ambienti con pochissima luce naturale. Erano case che non avevano il marmo, il parquet, il gres porcellanato, ma erano terra, il pavimento era composto da terra, o qualche volta terra coperta da stracci. Quindi è chiaro che una moneta che si perdeva in un contesto logistico del genere era anche un po' complicato ritrovarla. Il nostro gruppo di percorsi
sta affrontando in questo momento percorsi, per chi non lo sapesse, è un corso di teologia pratica, viene detto così, e sono diversi libri. In questo momento il nostro gruppo sta affrontando il libro su Bibbia e dottrina, cioè il tema è Bibbia e dottrina, e quindi stiamo analizzando questo tema qui. E a un certo punto, vedevamo l'altra volta con i ragazzi, era interessante un consiglio che questo libro ci dava. Il libro dice che molto spesso noi siamo abituati ad identificarci soprattutto con gli eroi delle storie, no? Quindi il libro fa l'esempio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e quindi noi ci mettiamo, come dire, nei panni di Gesù e pensiamo che la nostra, come dire, il messaggio è: con il vostro poco materiale a disposizione siete in grado di sfamare tante persone, no? Che in parte può essere anche giusto. Però il libro dice che molto spesso, se non sempre, le storie della Bibbia non riguardano noi, ma Dio. E quindi dice: più di frequente noi dovremmo identificarci con i beneficiari delle storie per comprendere meglio la grandezza dell'opera dell'eroe. Capite? Quindi in questo caso, per comprendere bene l'importanza di quello che stava facendo questa donna, è utile riflettere sulla condizione di questa moneta. Abbiamo detto che le case erano strutturate in quel modo, quindi questa moneta, nel momento in cui si era persa, era sicuramente in mezzo alla polvere, no? Per terra, forse completamente ricoperta dalla terra del pavimento. Tant'è che si dice nel passo che la donna spazza il terreno per cercare di ritrovarla. Era al buio, perché abbiamo detto che non erano case che avevano questa illuminazione naturale come quella che abbiamo noi oggi. Tant'è che è descritto il fatto che la donna accenda un lume per cercarla. Era una moneta da sola, essendo anche un elemento inanimato, era incapace di, come dire, di risolvere la sua situazione. Ed è in parte la situazione che vivono le persone che dicevamo prima, che pur rimanendo fisicamente all'interno della nostra chiesa magari stanno vivendo un momento di smarrimento. Quindi sono persone al buio, isolate, lontano dalle altre che, anche se sono vicino, sembrano stare insieme e loro sembrano essere messe da parte. Si sentono inutili o inutilizzabili, eppure mantengono il loro valore assoluto davanti a Dio. Questo ovviamente non vuol dire che non c'è mai la volontà di perdersi, no? La parabola del figlio al prodigo racconta esattamente questo, racconta il fatto che una persona decide di andare lontano. Però esistono anche delle situazioni in cui una persona si può sentire smarrita, non per propria volontà, o per tante cause che stanno succedendo nella propria vita. E la Chiesa di Dio, quindi, ha il dovere di seguire l'atteggiamento di questa donna. Il passo ci dà un elemento chiave per spiegare il cuore di questa sposa. Lo vediamo nella slide successiva. E dice: oppure qual è la donna che se ha dieci dramme non ne perde una, non accende il lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? L'elemento chiave è finché non la ritrova. L'obiettivo di questa donna era diventato uno: ritrovare questa moneta. Aveva messo da parte tutto quello che poteva fare o tutto quello che avrebbe dovuto fare, essendo una moglie, essendo una donna, una sposa, quindi, non so, preparare la cena per il proprio marito e per pensare alla casa. L'attenzione di questa donna era rivolta esclusivamente alla ricerca di questa moneta che si era perduta. L'abbiamo detto prima, una donna che non si dà per vinta, una donna che si dà subito da fare. Quindi accende un lume, abbiamo detto, no? Che fa molto riflettere, fa molto pensare al Salmo 119, quando dice che la tua parola è una lampada al mio piede. Però c'è di più in questo gesto. Accendere un lume all'epoca presumeva l'utilizzo dell'olio, e l'olio era un elemento costoso. Quindi questa donna aveva perduto una moneta, quindi aveva perduto anche un valore economico, e per ritrovarla stava sacrificando altri soldi, in parole povere, per cercare di ritrovare questa moneta. Quindi la donna stava rinunciando a qualcosa di suo per ritrovare questa moneta che si era perduta. Una delle cose che queste tre parabole di Gesù ci insegnano è che l'amore comunque comporta un sacrificio, in termini economici, come per il figlio al prodigo,
una parte di eredità era andata via e quindi c'era un sacrificio di quella famiglia per riaccogliere questa persona. O in termini di energie e di tempo, come per la donna o come per il pastore che è andato alla ricerca della pecora smarrita. Abbiamo letto prima un brevissimo straccio della storia tra Davide e Jonathan. E nel passo si parla di un legame forte, di un affetto forte che legava queste due persone, quindi di un'amicizia, di una fratellanza. Forse c'è la slide. Eccola, sì. E dice: perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide. E così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. Jonathan quindi si privò di qualcosa di suo che donò all'altra persona. Questa donna sacrificò qualcosa di suo, qualcosa di costoso come l'olio, per ritrovare questa moneta. Dio ha sacrificato il suo unico figlio per venirci a trovare nella polvere, nel fango, nella terra, al buio, esattamente come era la situazione di questa moneta. Abbiamo dopo una citazione di Lewis, che però è in inglese. Allora, chi legge e traduce, c'è un Ferrero Rocher in omaggio. No, traducilo, perché tanto nella... L'amore non è un sentimento... di attaccamento, diciamo, ma un desiderio costante che la persona amata, per il bene della persona amata, e per lavorare affinché esso sia ottenuto. Ci siete? Dice: l'amore non è un sentimento affettuoso, o non è solo un sentimento affettuoso, ma è un desiderio costante per il bene ultimo della persona amata, finché non sarà possibile ottenerlo. Finché non sarà possibile ottenerlo. Cioè, è una ricerca costante, non è un tentativo una tantum o vediamo se va bene così, no, è una ricerca costante per il bene dell'altra persona. Ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno, no? E ringraziando Dio, il numero delle persone che compongono la nostra Chiesa cresce in continuazione. Quindi la famosa dote che Dio sta dando alla nostra Chiesa aumenta ogni giorno il suo valore. Questo però vuol dire che ognuno di noi dovrebbe guardare a questa donna con l'obiettivo di imparare il senso di responsabilità reciproco ed il modo in cui poter aiutare le persone che compongono la nostra comunità. E non potrà essere solo un problema di René, o un problema di Sara, o un problema degli altri leader. Anzi, abbiamo vissuto ultimamente dei momenti proprio in cui René e Sara hanno avuto il bisogno, e immagino possano testimoniare dell'importanza di aver sentito la Chiesa vicina, soprattutto Sara. Quindi esistono sicuramente situazioni che vanno affrontate con la dovuta maturità e tutto quanto, però ognuno di noi nel suo piccolo ha la possibilità di aiutare la persona che gli sta accanto o essere d'aiuto per gli altri. C'è un versetto bellissimo nella lettera agli Ebrei che dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. È bellissimo perché facciamo attenzione gli uni agli altri. Dedichiamo i nostri pensieri agli altri, cerchiamo di capire il bisogno dell'altro e facciamo il possibile per metterlo in pratica. Dicevano: come posso fare? Passando del tempo con le persone, un caffè, una chiacchierata, una telefonata, una lettura, una preghiera insieme. Mi rimase impressa una cosa che mi raccontò Raffaele qualche tempo fa, oggi non c'è, però insomma lo citiamo ugualmente. Lui disse che loro come famiglia, quindi Raffaele e Floriana, cercano di donare un po' di calore familiare ai tanti ragazzi che vivono a Roma da soli, no? Quindi li invitano a cena, li invitano a pranzo, stanno del tempo con loro. Può sembrare una cosa banale, ma è un elemento che aiuta tanto le persone, perché magari chi vive il contesto familiare accanto non se ne rende conto, ma sappiamo invece che quando abbiamo le famiglie lontane si sente questo bisogno.
Quindi è una cosa che sembra semplice, ma ha un'importanza elevata nei confronti delle persone. Costerà un po' di tempo, sacrificheremo qualcosa del nostro tempo, forse anche dei nostri soldi, facendo la spesa leggermente, no? Leggermente più, non mia suocera, perché mia suocera fa la spesa abbondante di suo, però insomma solitamente si spende un po' di più. Però l'importanza del gesto, l'importanza di quello che noi doniamo alla persona è un patrimonio assoluto. Martin Luther King, in riferimento a un'altra parabola che è quella del buon samaritano, però dice una cosa molto interessante. Lui dice che la prima domanda che il sacerdote di Levita si posero di fronte all'uomo malmenato fu: se io dovessi smettere di aiutare quest'uomo, cosa mi succederebbe? Ma il buon samaritano ribalta la prospettiva e si chiede: se io dovessi continuare ad aiutare quest'uomo, cosa gli succederebbe? No? Passa un po' indietro. La prima domanda dice: cosa mi succederebbe se io dovessi smettere di aiutare quest'uomo? Probabilmente nulla. Il pastore sarebbe rimasto pastore anche con 99 pecore. La donna sarebbe rimasta comunque una donna sposata anche con 9 monete invece che 10. E anche il padre sarebbe rimasto padre di un solo figlio piuttosto che di 2. Quindi cosa comporterebbe a me? Nulla, assolutamente nulla. Però la slide successiva dice: perfetto, ma se io continuo a farlo, a lui cosa succederebbe? Succederebbe che porteresti del bene alla sua vita. Succederebbe che potresti essere d'aiuto in un momento di difficoltà. Succederebbe che potresti portare del bene alla sua e alla tua di vita. Fare il bene dell'altro porta comunque a rallegrarsi. È una costante delle tre parabole che Gesù racconta. La pecora, quando il pastore riporta la pecora, si rallegra con i suoi vicini. Quando la donna ritrova la moneta, si rallegra con i suoi vicini. Quando il figlio torna, il padre fa una festa. Si poteva fare una festa anche con 99 pecore, si poteva fare una festa anche solo con il figlio e con la servitù. Però Dio decide di far festa quando le persone tornano a far parte della sua casa, o quando entrano a far parte della sua casa. Quindi noi come Chiesa siamo chiamati ad essere elementi determinanti per permettere a Dio e ai suoi angeli di festeggiare.